Ma se uno non volesse investire in materie prime, in uranio, in qualsiasi altra materia molto difficile da comprendere, perché magari ci sono future, ci sono dei contratti connessi ed è molto difficile da gestire, come potrebbe fare appunto per andare a investire in terre rare e materie prime importanti per tutto? C'è un modo per farlo e lo vediamo oggi in questo video grazie a questo ETF della VanEck, che se ne esce sempre con dei ETF molto creativi, ma molto utili per diversificare il proprio portafoglio e lo andiamo a vedere e ad analizzare subito. Però prima di iniziare vi ricordo che questo è Io Risparmio, io sono Pasquale e questo è il canale dell'investitore e risparmiatore della Porta Accanto. Oggi andiamo a vedere questo ETF della VanEck, andiamo un attimino a nuotarci all'interno cercando di capire com'è la dinamica di gestione del portafoglio dell'ETF, di cosa si occupa, ma ovviamente prima di iniziare iscriviti al canale e clicca la campanella se sei nuovo, appunto se passi da queste parti, oppure lascia il pollice in su per l'algoritmo YouTube, che quello è un ottimo investimento. Allora, investire in metalli rari si può veramente? Beh, effettivamente molto probabilmente si può. Cos'è questo ETF? Facciamo le premesse ovviamente. Questo ETF è appena nato, diciamo che è nato il 27 settembre del 2021, ma praticamente è stato lanciato a noi poveri mortali, si può dire a ottobre del 2021. È un ETF che ha forte volatilità connessa proprio perché il sottostante connesso è molto volatile. È un ETF che potrebbe andare incontro a delle ciclicità, perché appunto le materie prime, in base ai ritmi di mercato, potrebbero andare incontro a delle ciclicità, sia appunto per i cicli normali del mercato, ma anche per cicli produttivi. Per esempio, mi viene in mente la crisi cosiddetta dei semiconduttori. Alcune materie prime relative a questo settore potrebbero subirne le variazioni proprio in funzione di questo. Non lo considererei in altre proporzioni nel mio comunque portafoglio, in altre porzioni, perché ovviamente aumenta la volatilità e potrebbe aumentare anche i drawdown. E io, per chi mi segue, sa benissimo che mi oriento molto di più verso una strategia che segue appunto i dividendi. E ovviamente questi, come sempre, non sono consigli finanziari, ma semplicemente a scopo educativo, a scopo illustrativo, che vado a portare questi esempi e questi ETF, queste azioni o comunque questi video per aiutare molte persone ad andare a pensare ad alcune, diciamo, ad alcune tipologie di pensiero del mercato, come si muove il mercato, quali sono le ragioni che fanno muovere alcune cose. Ovviamente poi ognuno può andare a approfondire gli argomenti in maniera spontanea, in maniera autonoma, per capire se effettivamente un investimento o no è adatto alle proprie esigenze, al proprio portafoglio. Andiamo a vedere qual è l'indice di riferimento di questo sottostante. Si chiama MVIS Global Rare Earth and Strategic Materials Index, per cui MVIS Global Rare Earth sarebbe terre rare globali e materiali metalli strategici. È un indice che non conoscevo prima di conoscere appunto questo ETF. Qual è la composizione dell'indice? Questo indice replica le performance del segmento globale delle terre rare e dei metalli cosiddetti strategici. L'indice comprende società che ottengono almeno il 50%, 25% per le attuali componenti, dei ricavi da terre rare, metalli strategici o progetti estrattivi che, quando sviluppati, potrebbero generare almeno il 50% dei ricavi da terre rare o metalli strategici. Nell'elenco dei metalli e minerali minori figurano afnio, antimonio, arsenico, berillio, bismuto, cadmio, cobalto, cromo, gallio, germanio, indio, litio, magnesio, manganese, molibdeno, niobio o columbio, come si voglia chiamare, selenio, stronzio, tallio, tantalio, tellurio, titanio, tungstenio, vanadio, zirconio e zircone. Comunque dei metalli che in un modo o nell'altro vanno a essere utilizzati sia nell'industria di precisione, quella elettronica, ma anche nell'industria, ad esempio, aeronautica, aerospaziale, o comunque che sono delle materie che sono utilissime per determinate produzioni industriali che hanno bisogno di questi materiali, magari in quantità limitate, ma comunque sono elementi importanti per le produzioni. Invece, nell'elenco che figurano appunto i metalli e i minerali rari, ci sono il cielo, il disprosio, l'erbio, l'eunobio, gadolinio, prasidonio, lutezio, lantanio, alcuni praticamente che non ho mai sentito nominare, nomi stranissimi, sembrano i nomi di alcuni gnomi delle favole. Questo indice comprende le società di raffinazione, riciclo, produzione di terre rare, metalli e minerali strategici, per cui sono aziende che sono legate in qualche modo a un qualunque parte, un qualunque settore dell'ambito produttivo, per cui può essere raffinazione, riciclo, produzione o estrazione. Poi più avanti nel video vi do anche l'ISIN e il ticker, ma prima andiamo a vedere qual è la metodologia di gestione del fondo.
Tutti i titoli di questo universo investibile sono classificati in ordine decrescente in funzione della capitalizzazione di mercato flottante, per cui più è capitalizzata l'azienda, più teoricamente ha ragione di essere parte di questo indice. Sono idonei per la selezione i titoli che rientrano nel primo 85% della capitalizzazione del mercato del flottante dell'universo investibile, per cui la maggior parte dei titoli, l'85% della capitalizzazione del mercato, è il flottante dell'investibile. Anche le componenti esistenti, che si collocano fra l'85 e il 98% percentile, sono ammesse a far parte di questo indice. Se la copertura è ancora inferiore al 90% o se il numero delle componenti dell'indice è ancora inferiore a 20, perché l'indice è composto da sole 20 aziende, poi lo andiamo a vedere quando andiamo ad analizzare i titoli che sono presenti all'interno dell'ETF, in quel caso saranno scelti i titoli residui a maggiore capitalizzazione fino a quando non sarà raggiunta una copertura di almeno il 90% e il numero di titoli non sarà pari a 20, non a 2 come ho scritto io. Qualora il numero delle società ammissibili sia inferiore a 20, il proprietario dell'indice aggiungerà altre aziende a propria discrezione fino a raggiungere appunto il numero di 20, che è la soglia. L'indice utilizza un sistema di soglia massima di esposizione per apportare appunto diversificazione. Tutte le società sono classificate in funzione della rispettiva capitalizzazione di mercato flottante. Il peso massimo però di ogni singolo titolo è dell'8%, per cui se un titolo va a essere superiore all'8%, l'indice viene andato a ribilanciare in maniera tale che tutte quante le aziende abbiano meno di questo valore. Allora, VanEck, la strategia di mercato appunto è quello di replicare l'indice di cui abbiamo appena parlato, l'ENVIS Global Rare Earth Strategic Material, che replica appunto le più grandi aziende liquide globali nell'industria delle terre rare e dei metalli strategici. La dimensione del fondo, quando ho fatto questa slide, è di 4 milioni di euro. La politica del fondo è di accumulazione, ha una replicazione fisica totale, ovviamente 20 aziende vengono tutte replicate. Il settore dei metalli rari e strategici è stato fondato, come dicevo prima, nel settembre, il 27 settembre del 2021. La valuta è US dollar senza copertura valutaria, ha un TER dello 0,59% anno e il suo ISIN lo vedete qui sotto, mentre il ticker è VVMX. Ovviamente l'obiettivo dell'investimento del fondo è di replicare, prima di tasse e di spese, il prezzo e il tasso delle performance appunto dell'ENVIS Global Rare Earth Strategic Material Index. L'accesso OneTrader Rare Earth Strategic Material Industry è quello dell'industria altamente volatile che comunque fornisce input strategici a molte delle più avanzate tecnologie mondiali, come dicevo all'inizio. PurePlay ha esposizione globale completa. Le società devono avere almeno il 50% dei ricavi totali dall'industria Rare Earth Strategic Materials per essere aggiunti all'indice e possono includere anche A-shares fornite da compagnie quotate a Shanghai attraverso Shanghai Hong Kong Stock Connect. Ovviamente, come dicevo all'inizio, sono industrie note per l'alta volatilità, le dinamiche della domanda e dell'offerta che cambiano rapidamente, le implicazioni della difesa del governo e il pensante coinvolgimento della Cina, che come vedremo è molto rappresentata nell'indice, hanno determinato una significativa volatilità del settore, che storicamente comunque è sempre stato così, prima anche che venisse creato questo ETF. Andiamo a vedere i fondamentali di cui vi parlavo prima. Appunto, la capitalizzazione di mercato ponderata attualmente di 7.3 miliardi di dollari, il price earning ratio è 11.18 negli ultimi 12 mesi, il price to book ratio è del 4.46. Per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato, il 35.5% è a grande capitalizzazione, sopra i 5 miliardi di dollari, il 62.4% è a media capitalizzazione, fra 1 e 5 miliardi di dollari, e 1.9% è a piccola capitalizzazione, al di sotto del miliardo di dollari. Ovviamente sono 100% azioni, non viene tenuta quasi praticamente liquidità, e sono 20 aziende, che andiamo a vedere appunto, come dicevamo prima, diversificate geograficamente, il 35% quasi in Cina, quasi il 30% in Australia, quasi un 15% negli Stati Uniti, quasi un 11% in Canada, 4,5% Paesi Bassi, Francia 3,7% e Giappone 1,9%. Altro liquidità praticamente non ce n'è, perché come si può vedere i paesi rappresentati di queste 20 aziende sono 2, 4, 6, 7 paesi diversi. Quali sono le posizioni maggiormente rappresentate? Ovviamente, come dicevamo prima, la ponderazione non può essere superiore all'8%, come si può vedere queste 8 aziende nessuno supera l'8%. La maggior parte sono cinesi, come si può vedere anche da qui, Zhejiang Yahoo Cobalt,
Standard Lithium, per cui litio, cobalto, China Northern Rare Earth Group High Technology, Ganfeng Lithium, Lion Thunder Resources, e questa è australiana, la Ganfeng Lithium è di Hong Kong, Tronox Holding è degli Stati Uniti d'America, anche qui abbiamo Cina, Australia, USA, per cui come dicevo prima si tratta di una diversificazione piccola, sono solo 7 nazioni, e anche dal punto di vista del numero delle aziende una diversificazione molto bassa perché sono solo 20 aziende. Questo ovviamente può dare sul lungo termine gli alti rendimenti, ma allo stesso tempo un'enorme volatilità e anche un impatto maggiormente risentito a livello di drawdown nel caso in cui anche un paio di queste aziende dovessero risentire di una crisi di settore, perché se due aziende in questo indice, due o tre, hanno cobalto litio e in un particolare momento il litio è in discesa libera, ovviamente questo va a impattare l'indice e anche la tenuta del rendimento dell'ETF. Ovviamente questo è quello che è l'analisi molto veloce di questo ETF, sono andato solo a presentare dei dati, che poi è quello che intendo fare, cioè dare una specifica molto di massimo, un riassunto molto di massimo di quello che è il prodotto, di quello che è questo asset. Non so se inserirò mai un ETF di questo tipo nel mio portafoglio, ovviamente potrebbe darmi dei grandi rendimenti, ma si allontanerebbe tantissimo dalla mia strategia e se dovessi farci un pensiero sarebbe di una piccolissima porzione del portafoglio, perché ovviamente tendo più a tenere un portafoglio stabile con bassa volatilità e con rendimenti diciamo che siano in linea con quello che è la mia aspettativa, che per chi mi segue sa di essere fra l'1.2 e l'1.5% su base mensile, e fino ad ora ci sono riuscito proprio perché sono riuscito a calmierare la volatilità costruendo un portafoglio che si adatta alle mie esigenze. Però ovviamente se questo è un prodotto nuovo per te e non l'hai mai sentito, per favore fammelo sapere nei commenti qui sotto. Tra l'altro questo prodotto mi è stato presentato da qualcuno in chat su Telegram che mi ha scritto dicendomi: guarda, conosci questo ETF, lo puoi analizzare, ed ecco l'ho fatto, sperando che questo sia stata cosa gradita. Se lo è stato ovviamente pollice in su, lo fate capire a me ma anche all'algoritmo di YouTube che si dimentica spesso, e se sei nuovo sul canale clicca la campanella delle notifiche, ovviamente dopo esserti iscritto, per non perderti il suo video successivo. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!